Ciao ragazzi, io sono del calcio e benvenuti in questo video. Innanzitutto meglio cominciare il video con Stormo. E ciao Stormo, sono del calcio e benvenuti in questo video. Voi allora Stormo, perché ovviamente per me siete lo Stormo. Dico, è un gruppo, cioè. Non vorrei copiare altri youtuber, ma so che un altro youtuber chiama i suoi iscritti Stormo, ma mi piace molto chiamarvi Stormo perché per me è una cosa fondamentale. Ma non voglio arrivare a questo punto, ma sappiamo perché siamo in questo video. Innanzitutto voglio partire con sincerità dicendo mi dispiace. Perché, Luisa? Perché mi stai domandando? Luce, perché ti dispiace? Allora, scusate che innanzitutto vi odio di nuovo, perdonatemi ultimamente che non ci sono stati video sul canale e anche perché non è un periodo molto, diciamo, è un periodo molto delicato nella mia vita e come ben sapete ragazzi, io a dicembre ho compiuto 18 anni e sono entrato nella completa maturità. Completa, ma diciamo, ma qui sotto sono ancora aperto. Mi sento, ragazzi, quel ragazzino che tanto tempo fa, in un mese di marzo, ha aperto il suo canale YouTube. E da qui è cominciato tutto. Mi ricordo ancora quel piccolo loser che è un piccolo bambino, timido, ma con la gioia che aveva nel cuore di cominciare la sua bellissima e stupenda carriera su YouTube, che poi è destinata a durare per tantissimo tempo. Io ormai sono quasi da 9, diciamo 8 anni su YouTube, perché ragazzi, io se non fossi, chi non lo sapesse, ragazzi, io in passato ebbi un altro canale che non è Loser Calcio Napoli. Quel canale non si chiama manco Loser, si chiama solamente Loser questo canale, ma io ho cambiato un botto di nomi. In realtà si chiamava prima Luca, poi Loser, perché mo vi spiego anche perché. Dopo, allora, io l'altro canale non era manco mio, l'account era l'account di mio padre. E quindi il canale si chiamava Cesare Marandino e qui lì pubblicavo vecchissimi video proprio quando ero bambino e mi ricordo ancora quella spensieratezza di quel bambino che incosciente ha aperto questo canale giusto per divertimento, per vedere cosa si prova a essere youtuber. Da lì è nata questa curiosità che mi ha spinto mio fratello. Più grande, c'è mio fratello gemello, poteva aprirmi questo il canale YouTube e soprattutto darmi tanto conforto, c'è anche molto supporto. E tornando a noi ragazzi, dopo apro questa piccoletta, cioè chiudo per il momento questa parentesi. Perché ragazzi, voglio tornare. Loser, allora, se non vedete moltissimi video, quello che vi avevo promesso, perché in passato ragazzi vi avevo promesso che questo canale sarebbe cambiato e non è cambiato per il momento con una virgola, perché allora ragazzi, io vorrei portare quello che ho promesso, ma uno, ci sono tantissime cose che oltre al canale io devo gestire, ovviamente la scuola, la vita sociale e tutto ragazzi, non mi permettono di stare 24 ore su 24 a pensare al canale, quindi non sono riuscito anche per questo e poi anche per il brutto momento che sto vivendo, ma anche un po' come tutti i ragazzi, come tutti diciamo i ragazzi adolescenti, diciamo, mettiamolo così, hanno questi problemi. Cioè, io il mio problema ragazzi è un altro. E un po' di identità che scusate, in che senso di identità? Io non mi sento, per esempio, io sono una persona che simpatica, che sta
nel senso che è molto simpatica e anche ironica. Spesso non riesco, cioè, a gestire le mie emozioni, quando sono i miei sentimenti, quando sono arrabbiato e non riesco, cioè, a gestire tutto questo e mi guardo ad esplodere e ad essere una persona, cioè, un po' antipatica, cosa che io non sono. La maggior parte di voi, cioè, sanno che io non sono antipatico, cioè. Anche i miei amici, le parte parentesi delle mie amiche, e poi queste, perché le mie amiche, e non mi va tanto di spiegare. Allora, io, perdonatemi ragazzi, perché maggior parte della mia vita ve l'ho tenuta nascosta, perché ragazzi, io non voglio, non sono una persona che parla tanto di te in terza persona, perché maggior parte preferisco tenermele per me. Perché non voglio che questa determinata persona a cui voglio io bene sia presente in questo canale, diciamo, cioè in poche parole, sia essere nominata in poche parole. Io voglio che questa mia amica, il mio amico, sia lui, cioè, voglio che sia lui, cioè, a convincerci di entrare nel video del mio canale. Cioè, a me basta anche una piccola richiesta, per esempio, Giacomo, vuoi fare questo video con me, di calcio o di qualsiasi altra cosa? Lui potrebbe rispondere sì, perché no, cioè, oppure no, non mi va. Allora esistono varie soluzioni. La soluzione è che non ci sia la faccia, cioè, coprire la faccia e anche le due, solamente la voce che tu, ma per me la soluzione migliore è quella, non farsi vedere, cioè in faccia, cioè proprio coprirla. Allora, io su questo canale, ragazzi, sono più intenzionato, cioè, a modificarlo, a migliorarlo, perché ragazzi, per molto tempo mi pento di non aver pensato a questo canale, mi sento una persona sgradevole, cioè fasulla, di non mantenere le proprie promesse. E veramente, ragazzi, mi sento il dovere di chiedervi scusa, perché ultimamente non stiamo più salendo di iscritti, il canale sta, ci diciamo, sta in una fase un po' tracollo, cioè. Sto vedendo che una cosa che sto notando è che, allora, sempre i soliti post partita sì, sono belli, ma sempre i soliti video a me mi stanno stancando e cose mi hanno portato ad annoiarmi, nel senso, fai tipo registrisci questo post partita, registri questo, registri l'altro, e questo canale un po' mi sta cioè, nel senso, perdendo voglia di, come dire, di non fare video. Non avete visto il video del post partita perché ragazzi, allora i post partita sono belli, ma lo so, io seguivo tutte le, cioè seguivo, cioè, i ritmi delle partite del Napoli, ma per me ragazzi, uno, per me quest'anno non è stagione, il Napoli sta passando proprio, cioè sta un po' risollevata, cioè il Napoli sta risollevando, ma per me non è stagione, perché io mi auguro solo che il Napoli possa raggiungere la Champions, cioè per me sarebbe una consolazione, per poi vorrei parlarne di più a giugno, perché a giugno accadrà quello che dovrà accadere per forza. Noi andremo a perdere Zelischi, per farvi un esempio. Spero che ci sia forse una rivoluzione in società, nuova squadra in costruzione. Per i post partita, allora, per post partita saranno gli stessi, saranno sempre quei post partita che è lì che, diciamo, il cuore di questo canale campa in questi post partita, cioè lì si vede veramente la persona che sono io, cioè io oltre a commentare, cioè se poi i miei post partita fossero sempre più diciamo nell'analizzare la partita e basta, allora che post partita sono, cioè. Io ho introdotto un po' della mia personalità, un po' di scemenze più l'analizzazione dei post partita. Questi. E sono nati lì i miei post partita pazzi, che sono io, cioè sono io l'autore di questo. Poi, allora, per ripartire a questo canale, ho pensato tantissime cose, ovviamente i video di FIFA. Che cosa succede con la carriera con l'Inter? Quella carriera con l'Inter innanzitutto l'ho stoppata, perché non ho
non ho soppata per poco del tutto. Ho registrato l'episodio dell'Inter, ma dovrei solo editarlo. E per me non ci sono problemi. Per me potrebbe uscire oggi, domani, un altro giorno, ma quello che posso dire, ragazzi, voglio assolutamente finire questa carriera. Non mi piace lasciare carriera a metà, perché la maggior parte di questo canale l'ho potuto lasciare carriera a metà perché uno, non avevo tempo, due, c'è tanto lavoro dietro a queste carriere, perché i video sono lunghi e sono tanti lunghi da editare, che poi ti scocci ed ecco il risultato. Un po' per la scocciaggine, diciamo, e anche per. Diciamo che non mi stava divertendo questa determinata squadra, e allora ci ho provato molti modi, cioè modi nel senso di rendere bella una carriera. La carriera ovviamente non deve essere per forza un road to champions, deve essere, cioè, dove tu puoi arrivare. Per me questo vorrei cambiare in questa carriera. A me non mi importa tipo se l'Inter vincerà il triplete o lo scudetto o qualsiasi, a me spero che io voglia lasciare impronte importanti per quanto riguarda le carriere. Io innanzitutto non vorrei stoppare la carriera con l'Inter, perché la carriera con l'Inter continuerà, e vi dico anche come continuerà. Allora, per finirla proprio del tutto, perché adesso siamo a marzo e io voglio assolutamente passare alla prossima squadra, portare alcuni episodi saranno registrati, invece alcuni episodi invece saranno registrati in live, in diretta. Quindi qualche volta vi aspetto in live su questo canale, dove io, lo sottoscritto, porto la carriera in live. Oltre alle a dirette di Napoli, porterò anche un po' di questo. E poi, ragazzi, un'altra novità che voglio introdurre è un'altra. Voglio introdurre un po', vabbè, i video di wrestling torneranno. Lo so che il wrestling, maggior parte di visual, non fa, ma a me è una cosa che mi piace e quindi la voglio portare. A me non mi importa se una cosa deve per forza portare visual, ma a me una cosa importante se la porti col cuore. Invece, per quanto riguarda altri video, io sì, ci saranno. Tipo, vado di video reazione che spero minimamente di portarli. Poi voglio portarli in nuovi format, ma questi. Poi nuovi format che nasce in uno, ce n'è in mente, ma ne vorrei parlare ancora. E poi vorrei portare anche i videogiochi, l'argomento videogiochi. Allora, i videogiochi, vi dico, non saranno tantissimi, perché io sono una persona che sta attaccata ai videogiochi 24 su 24. E io penso che porrà qualche gioco, anche tipo un esempio Brawl Stars, che diventa il gioco del momento. Poi ci sta anche FIFA, che è oltre a FIFA ovviamente, non può mancare il nostro amico FIFA. E qualche voltina, non so, dei video giochi a random, può essere Fortnite, non lo so, ma Fortnite, no, 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 cioè, Fortnite, cioè, non è un gioco che molto che mi attacca, quindi lo porto se ci sono qualche mappe a tema o qualcosa. E poi, ragazzi, introdurrò anche qualche video di Formula 1, cioè non proprio il post-gare. I post-gare, ragazzi, ci sono le qualifiche e non riesco a portarle, perché già ci sono i post-partita. Poi non riesco a organizzare con i giorni. Potrei portare tipo qualche videotto su Formula 1 23, che l'ho installato da poco, quindi potrei portare qualche prediction, cioè pronostico delle gare. C'ho tempo, ovviamente, non per forza di tutte le gare, e anche una carriera scuderia. Che oltre a che si andrà a alternare con la carriera allenatore. Ma prima voglio fare una così. Prima vorrei lasciarvi il primo episodio. Prima vorrei andare un po' avanti con la carriera con l'Inter. E poi attaccare nei prossimi giorni con la carriera scuderia. Ovviamente la carriera scuderia, ragazzi, non sarà una scuderia più bassa, perché io sono ignorante con i motori, nel senso, non seguo, se mi piace, ultimamente mi sto appassionando molto al mondo dei motori. Cioè, già mi sono visto già due gran premi della Formula 1, l'ultimo è stato in Arabia e l'altro non mi ricordo, a Bahrain, non mi ricordo. E mi sto molto appassionando, cioè è molto bello la Formula 1, e ovviamente ci dà anche la carriera, poi in futuro una carriera pilota, chi lo sa. Io prima, ovviamente questi argomenti non saranno portati tutti, 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 ma prima voglio far finire una cosa e poi cominciarne un'altra. Questo, ragazzi, per quanto riguarda il futuro del canale, è questo, e sono deciso anche a farlo. Probabilmente cambierò anche fotoprofilo e un po' il banner. Il banner rimarrà sempre lo stesso, ma lo dividerò con Napoli e poi qualche qualcosa. Cioè.
Allora, tornando a me, allora scusate, vi ho tolto, parlato in maggior parte di questi 2 minuti, ho parlato del canale. Adesso vorrei parlare un po' di me. Io mi dispiace, ragazzi, e dico mi dispiace per la persona che in realtà non sono. Io mi sento, in questo mio mente, ragazzi, io mi sentivo perso, i video non erano felici come io volevo, perché ragazzi, io fare video con il cuore è importante, non farli tipo senza voglia, ragazzi, inutile che ci vai, poi guarda, puoi chiudere anche il canale. No, io non vorrei chiudere questo canale perché io YouTube, questo canale ci sono affezionato, YouTube mi ha aiutato moltissimo a esprimermi, quello che mi ha aiutato, cioè nella persona che adesso io sono, sono fiero di esserlo. Oggi ho 18 anni, mi chiamo Loser, per gli amici Luca, io mi chiamo Luca e sono felice di esserlo, felice della vita che sto conducendo e felice anche di questo canale. E spero, ragazzi, alle commenti, non vorrei anche dei consigli da parte vostra, anche come migliorare, ci tengo a sapere, ad aiutarmi. Io voglio, in questo video cosa serve? Ovviamente serve per spiegare un po' la situazione che si è andata a creare in questi ultimi mesi e vorrei un vostro aiuto, ragazzi. Io da solo non posso aiutarmi, cioè, io ho bisogno di voi, ho bisogno dei vostri commenti anche per i video. Certo, so che maggior parte di voi potete anche commentare una cosa sciocca, cioè a me anche ci sono persone che commentano poco, ma almeno l'importante è che commentate. A me non mi interessa dei like, ragazzi, dei like. Io non sono una persona che dice lasciate i like, cioè arriviamo a 10 like, faccio questo. No, a me non mi importa dei like, a me mi importa che i video vi piacciono, soprattutto la persona che è sottoscritto, spero che vi piaccia. Non vi faccio una premessa a me stesso, anche se non riuscirò a mantenerla, mi darei solo schiaffi in faccia. Spero di farvi sorridere perché il mio lavoro come youtuber, oltre a fare l'analista, l'opinionista, l'analizzatore, come lo chiamo io, e farvi divertire. E ovviamente cercherò di farvi divertire oltre post partita anche con i giochi che porto, con i pochi giochi che porterò su questo canale. Perché poi, ovviamente, ragazzi, in un futuro molto lontano mi piacerebbe portare video sul campo, video con i miei amici, chi se vi fa piacere. Tornando a me, ragazzi, allora, io ultimamente ho vissuto mesi tristissimi, che in colpa a me, come se avessi avuto problema mentale, cioè me la prendevo con gli altri, anche con le mie amiche, diciamo, che gli amici che io avevo, che i bar amici, cioè non riuscivo, cioè, a trattenermi. Questa è una cosa che un po' mi rendeva triste, mi metteva a piangere da me. L'unica cosa che mi stava riusciva meglio è parlarne, ma poi la situazione tornava e poi si ripeteva. Io non sto, cioè, ultimamente molto bene, cioè con me stesso, ma è una situazione che si può migliorare cambiando prospettiva. Non bisogna sempre pensare in negativo. Io non riesco a pensare in negativo, ragazzi, la maggior parte, perché un po' di cose si mettono dentro, ma cercherò di essere positivo e cercherò di trasmettervi quella gioia che in questi video, nei miei vecchi video portavo, perché nei miei vecchi video, ragazzi, se andate a vedere nei miei vecchi video, c'era tutto l'amore che mettevo, è come se questo amore l'avessi perduto, anche per quanto riguarda questo canale, ma anche per la vita che io stesso sto conducendo in questo momento. Mi sento veramente in favore di dirvelo, ragazzi, ve l'ho tenuto nascosto per molti mesi, non vi volevo far preoccupare, ma anche perché io non condivido nulla, cioè io mi tengo tutto per me, nel senso, perché non perché non lo voglio, perché è un po' difficile che una persona abbia il coraggio di trasmettere davanti a una telecamera
tutto ciò che pensa, perché io mi fido solamente delle persone fidate. Io sto parlando con voi iscritti, non con i miei tipi di amici, diciamo, cioè, miei amici stretti, diciamo. Per me, ragazzi, mi sentivo bisogno di farlo perché uno vorrei cambiare e l'altro perché voi per me siete la famiglia, noi siamo lo stormo. Io voglio ripartire con questa parola, ragazzi. Stormo è la parola di questo canale che io voglio riportare, la gioia che io sono andato a creare. Ovviamente, ragazzi, tornerò anche attivo nella community e pubblicherò qualche meme, mi farò aiutare anche perché, ragazzi, gestire un canale da soli non è bello. Porterò anche video divertenti, questa è una promessa che voglio farvi. Poi spero di portarvi qualcosa anche con mio fratello, che insieme anche qualche partita, anche qualche challenge. Spero di farvi divertire. Da oggi il canale svolta, voglio voltare pagine. E sicuramente domani, ragazzi, voglio parlare anche della Gerry TV. Questo video veramente non mi era manco anche editato, quindi voi è meglio che sappiate tutto. Io prossimamente voglio tornare alla Gerry TV, ragazzi, in questi ultimi mesi alla Gerry TV l'ho trascurata, mi sento dispiacere, ma ho avuto un valido motivo per farlo. Non mi sentivo bene con me stesso. Adesso, diciamo, mi sento bene. Sono circondato dall'amore della mia famiglia, delle mie amici, belle amiche. E sono circondato da tanto amore che io stesso non riuscivo a capire. Io vi ringrazio, me qualche giorno fa, quando io compì 18 anni, un mio amico mi disse che la vita è un bene prezioso e mi scrisse un messaggio che non mi scrisse un messaggio molto bello che mi ha fatto emozionare, in breve, dicendo che la vita è un bene prezioso. Non mi ricordo molto bene il messaggio, un po' lo sto interpretando a modo mio e vorrei salutare. Ringraziare il mio amico che non so se guarda questo video, ma sappi che io ti voglio bene. Da oggi cambio, si volta pagina. Ognuno è tornato, io sono loser calcio, ma per me siete lo stormo. Siete lo stormo. Voglio ovviamente voltare pagina e io cercherò anche di farmi aiutare. Ai miei amici, anche quando mi sentirò giù, io cercherò di aiutare me stesso e cercherò anche una persona disposta ad aiutarmi. Perché io pensando che da solo pensavo di gestire la cosa, ma invece mi sono sbagliato. Io da solo peggioravo solo le cose, davo le colpe agli altri che gli altri non c'entrano proprio. Scaricavo solamente sugli altri che cosa a me non mi piace. So che questo video è un po' troppo lungo, ma è meglio che lo sapete. Spero che vi sia piaciuto. Io sono Loser. Che dire, da Loser è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video, con un video un po' più corto. E che dire, ragazzi, è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi. Bella, raga. Un bacione e ci vediamo con tante belle, dico fantastiche, alesh madonnissime novità nuove.